Tecniche riproduttive artificiali, tra cui per esempio la banca del seme o tante altre, però questa sera noi parleremo della riproduzione umana, quella classica tra un uomo e una donna, per dar vita in maniera più naturale possibile a un nuovo essere vivente. Per fare questo noi non ci avvaleremo dei più grandi esperti medico-ginecologici che affrontano il problema solo da esterni, noi lo faremo con l'ausilio del più esperto degli esperti, colui che è il protagonista diretto della riproduzione umana. Ecco a voi, signore e signori. Buonasera, buonasera. Volevo chiedere se era tutta roba sua, va bene. Allora, io vorrei subito fare delle domande sull'anatomia umana. Certo. Per esempio, lei che cos'è? Che cos'è uno spermatozoo? Che cosa rappresenta lei? Guardi, in termini medico-scientifici, lo spermatozoo è la cellula germinale maschile che nel suo percorso di fecondazione... Capitan Sperma! Cellula germinale femminile chiamata volgarmente ovulo, e l'incontro tra il gamete maschile e il gamete femminile daranno vita allo zigote. Lo zigote a sua volta, in un percorso ideale che adesso non sto a raccontarvi altrimenti vi straccio i maroni, arriverà a creare l'embrione umano, dal quale a sua volta, maturando dentro l'utero femminile, dopo un periodo diciamo di 8-9 mesi darà adito alla vita umana. Grazie. Bravo! Però avrei un'altra domanda da fare. Certo, dica pure. Ma in che parte del corpo umano risiede lei? Dove dorme? Dove dorme lei? Io non dormo mai perché devo essere sempre pronto. Stare che la signorina... Allora, normalmente, naturalmente, nella natura, io mi trovo, io e i miei 20 milioni di compagni, ci troviamo nei testicoli umani che a loro volta sono avvolti dallo scroto. Scroto? Cos'è? Di coglioni. Ah. No, non conoscevo l'argomento. Se non capivano, vedo un po' di imbarazzo nell'aprile. Diciamo, però diciamo che purtroppo ultimamente con i tempi moderni ci possiamo anche trovare in fiale in vitro a una temperatura diciamo vicina allo zero in luoghi asettici chiamati banca del seme o forse anche più propriamente banca dello sperma. Ma scusi, io non ho mai sentito parlare di che cos'è la banca dello sperma? Non faccia così, signorina, signore e signori, vi presento la più grande rapinatrice di banche dello sperma. Signore e signori, fermi tutti la rapina! Adesso io non ho il permesso di parlare delle mie cose personali. Infatti, non avevo capito lì. Dica, no, no, io la sperma! Io volevo fare un'altra domanda. Quando è che lei entra come protagonista nel processo della riproduzione umana? È una domanda molto intelligente, mi stupisco che me la faccia. Allora, in un ideale percorso ci sono tre fasi, diciamo. La prima fase è una fase psicologica, la seconda è una fase fisica, la terza è una fase chimica. Vado a spiegare. Nella fase psicologica l'unione tra un uomo e una donna crea una sorta di eccitazione. In questo momento l'uomo ha una sorta di tempesta ormonale nella quale i recettori del cervello mandano dei segnali nella zona erogena. Fino a lì? Sì, fino a qua, non il mio, però insomma, quello che riconosce. Lascia fare. Forma, la gente piccola. Succede che il pene dell'uomo da in una situazione per fortuna che non c'è mia nonna. Bravo.
insomma. È solo per te che qua c'è scritto la chiave di speranza vuol che entrare. Va bene, voglio dire, allora diciamo che in erezione, poi dopo il percorso fa anche in erezione, diciamo che in erezione il pene dell'uomo arriva a 12, 18, 26, e che cagazza, c'è la grotta di Frassassi! Ad entrare più lontanamente possibile dentro l'utero per fare in modo che, questa è la situazione di sicurezza, la situazione fisica, noi spermatozoi, spinti dalle spinte pelviche dell'uomo, riusciamo, i miei compagni, a attaccare l'ovulo, e questa è la zona, è la fase fisica, i miei amici spermatozoi barboni, diciamo che sono principi, attaccano l'ovulo, cercano di deglutirlo, cercano in qualche modo di fare un foro e che cazzo, dopo entro io! Allora, come dice lei, certo. Ogni rapporto si avrebbe una fecondazione, invece guardi, non mi sembra che sia così. È un'altra domanda intelligente, chiaramente le signore in sala sanno benissimo che il fisico femminile a volte deve essere in una fase chiamata di ovulazione, tutte in menopausa. Tipo problemi, insomma, nemici esterni, interni. Ci sono nemici esterni, cioè situazioni, diciamo. Allora, diciamo che a volte ci sono delle situazioni, allora nei milioni di anni che noi siamo in azione abbiamo stabilito questa cosa, che noi abbiamo uno spermatozoo che chiamiamo di vedetta o spia, che sta alla fine o all'inizio del pene maschile, nel glande. Il la cappella, dai, lo faccio. L'abbiamo detto prima. Lasciamo stare che sono pagine e pagine di conoscenza. E allora cosa succede? C'è una sorta di comunicazione tra lo spermatozoo vedetta e lo spermatozoo in fondo, che dà informazioni a noi che stiamo nelle elettrovie, una sorta di anche linguaggio da caserma, perché siamo, come dire, dei militari, delle situazioni tipo come sta andando lì? E quello su, dai, gli sta facendo un mucchino, qua niente! A volte succede, amore, come sta? No, si sta facendo una sega! L'uomo si sta masturbando, diciamo, noi mandiamo un po' le retrovie, perché tanto sappiamo che al massimo andremo a spiaccicarci su una rivista porno. Non è che... È una brutta immagine. È una brutta immagine, una brutta immagine. Poi abbiamo anche altre situazioni, ad esempio, non so, il preservativo, che è una cosa che è assolutamente, giustamente, commendevole, perché si possono prendere malattie, ma a me poco me le coglie. Profumato, però. Profumato, per te che le ciucci, ma... su, non capisci se siamo dentro diciamo la vagina oppure il canale anale, si dice così, però ci sono anche delle situazioni abbastanza piacevoli per l'uomo, dove ad esempio, non so, la fellazio, c'era fellazio? Il popino, e che me l'ha detto, non conoscono, lo so, però l'altro lo conosci. Per cui a volte è sempre questa comunicazione, a volte dove siamo? Niente, gli sta ancora pagando da bere! Per cui dobbiamo sempre. Poi a volte succede che, non so, l'uomo esce con queste signore che adesso vanno molto di moda, le escort, per cui tipo, com'è la situazione? È un casino stasera, gli ho dato 1.500 euro!
in una volta si risolve con un escort, tocca farli tre volte, per cui ci sono tre plotoni che andranno a partire. È un lavoro del cazzo, in effetti. Citato, non si capisce cosa sta facendo. Non lo so, non ho capito se la fai come la volta che la volta. E a volte purtroppo succede che il rapporto finisce nel posto sbagliato e allora lì, come si suol dire, finisce in merda. Nel mondo, forse sarebbe meglio che gli spermatozoi si calmassero. Grazie.